Buongiorno ragazzi e benvenuti nel mio canale YouTube. È da un po' che non riesco a registrare dei nuovi vlog perché sono stata molto presa con il lavoro, ma eccomi qui. Allora, oggi è il 1° di settembre e qui in Australia è il primo giorno di primavera. In Australia le stagioni cambiano il primo del mese, non il 21 come da noi, in barba ad equinozi e solstizi, e per cui da oggi siamo in primavera. Questo significa che le giornate si stanno allungando, la pioggia è sempre meno e io sono felicissima perché finalmente ci riavviciniamo all'estate, la mia stagione. È stato un mese difficile, quello appena trascorso, tra la fine di luglio e tutto agosto, un mese di pioggia ininterrotta, un mese di lavoro ininterrotto. E dove siamo? Che cosa facciamo? Come sta andando la nostra esperienza australiana? Ci siamo trasferiti di nuovo, vi avevo lasciati a Kirup, da 3 giorni invece ci siamo spostati a Donnybrook, un piccolo paesino a circa 40 km da Bunbury. Continuiamo a lavorare nelle farm, io lavoro nel packing shed di mele, quindi impacchetto mele per circa 8 ore al giorno dai 3 ai 5 giorni a settimana e sono al 67° giorno di farm, quindi me ne manca solamente 21 per finire e non sto nella pelle. Se tutto andrà bene finirò le mie farm a fine settembre, incrocio le dita davvero, perché se tutto andrà bene riusciremo a finire le farm in soli 4 mesi. Francesco invece sta lavorando come potatore di gabberi, mele, susini, peri e anche lui impacchetta le pere nashi, un tipo particolare di pere giapponesi, particolarmente costoso. Non solo questo però, perché nel fine settimana ho da un mesetto iniziato a lavorare in un bar, quindi in pratica lavoro 7 giorni a settimana, il che, come potrete immaginare, è perfetto per mettere da parte dei soldi, sia perché non ho tempo per spenderli, e soprattutto perché no, avere due entrate ovviamente è meglio che averne una. Perché sto lavorando così tanto? Sapete, non mi interessa particolarmente guadagnare e mettere da parte soldi fine a se stesso, ma perché abbiamo deciso che non appena finirà questa esperienza australiana partiremo per l'Asia e rimarremo in giro per il sud-est asiatico per circa 3 mesi, se tutto andrà bene, se avremo abbastanza soldi. Quindi diciamo che sto lavorando tantissimo per una buona causa. Quindi, come vi dicevo, siamo a 67 giorni di farm, iniziamo a vedere la fine. Non è stato facile assolutamente arrivare fin qui, ma per il momento possiamo dire che siamo stati fortunati perché la strada sembra abbastanza liscia verso il rinnovo del visto. Avremo il rinnovo del working holiday per un altro anno, ma come vi ho promesso, appena finirò le farm, scriverò un post per il blog apposito sul fare le farm, rinnovare il visto e indicazioni più specifiche per i working holiday. E soprattutto girerò anche un vlog in cui vi spiego quelle che possono essere le tecniche di approccio alle farm oppure quelli che sono semplicemente i miei consigli, quello che io ho fatto per trovare lavoro nelle farm e anche qualche consiglio per la sopravvivenza in questi mesi, se soprattutto se come me vi ritroverete a fare le farm nel periodo invernale, quindi con la pioggia, l'isolamento totale dai centri abitati e la noia che veramente sovrasta ogni altra emozione. Però per il resto stiamo bene, siamo felici e non vediamo l'ora di lanciarci nelle prossime avventure che ci aspettano, tra cui anche il ritorno in Italia. Non sappiamo ancora quando, ma torneremo, promesso. E niente, vi ringrazio per aver guardato questo video. Come al solito seguitemi su tutti i canali social e non dimenticate di seguire il mio blog, wannabeaglobetrotter.it, e mi trovate invece su Instagram come Daniela Wannabeaglobetrotter e su Facebook wannabeaglobetrotter.it travel blog. Vi ringrazio e vi saluto da Bunnybrook. Ciao!